God bless the old lady. God bless her. Ciao a tutti amici, benvenuti sul quarto episodio con la Old World Blues Mod con l'enclave. Siamo tornati più forti di prima per conquistare questa nazione, i Painfolk. Non perdiamo tempo, continuiamo. Allora, stavo in una buona situazione. Abbiamo sconfitto i supermutanti, ottimo, tanta roba. Abbiamo conquistato Vault City senza sparare neanche un colpo, tanta roba. Abbiamo preso la Psychop Tribe, o come si chiamavano, ottimo. Ora dobbiamo prendere i Painfolk. Poi dovremo prendere Eastport almeno, la Shoshone Nation, Bone Danes, i Bone Pickers, Minok Tribe. Dobbiamo prendere un sacco di nazioni, ma possiamo farne sempre in un secondo momento. Oppure vediamo le risorse che hanno. Sicuramente dobbiamo prendere i Jackals, perché abbiamo l'opportunità di farlo, e siamo abbastanza consci di poterlo fare. Ora, il nostro obiettivo: l'organizzazione degli ingegneri. Dobbiamo mandare poi gli iBot fuori. God bless the Anclave. E poi dovremo prepararci per avvelenare l'orso, quindi la New California Republic. E poi c'è questo Super Mutant Slaves, che ci permette un 20% in più di construction speed. E lo faremo. Stiamo andando bene, tutto sommato. Pensavo peggio, sotto alcuni aspetti. Non mi aspettavo la perdita dei Rangers. Quindi la RNC perde un grande alleato. Però tutto sommato non è tanto grave, anzi. Facciamo in guerriglia tactics. Everything's always tighter out here at Enclave. Qui stiamo migliorando le nostre truppe, molto importante. Questa è la milizia, lasciamola perdere la milizia adesso. Enclave troops, eccolo qua, molto semplice, che servono solo da difesa. Abbiamo un bel po' di divisioni. Vediamo un po' come fare per gestirne tutte. Quanto manca qui? Il 28 febbraio del 2279. Dopo tante guerre, che spero si siano registrate, abbiamo conquistato in Bone Pickers, i Bone Dancers, i Shosho, la Shosho Nation, come cazzo si chiamavano, e Eastport. Ho dovuto migliorare l'esercito, infatti come potete vedere sto migliorando, anche qui stessa cosa. Però la New Vegas si è alleata con la RNC, ma è successa qualcosa di terribile. Qualcosa che doveva accadere dopo, ma che purtroppo è accaduto adesso. Vulpe Sincunta, una spia della regione di Cesare. Di Cesare, quindi, che è morto, ormai c'è Nanius. Beh, ha fatto scoppiare una bella guerra civile, nel bel mezzo del nulla. Così, svegliato, un bel giorno, facciamo una guerra. Nice. Comunque il nostro obiettivo rimane da conquistare Painfolk, ne conquisteremo tra ben un mese. Quindi ci vediamo tra un mese esatto. Eccomi qua, come premesso, siamo al 1 marzo del 2279 e tra poco attacchiamo questi miserabili. Lasciamo che si organizzino le truppe. Oh, Champion of Campioni della Virtù. Perfetto, guardate quanti bonus che ci danno. E possiamo concentrarci apertamente con i support equipment. O magari no. Facciamo i long range radio che ci serve per l'ingegneria. Signori, è arrivato il momento. Attacchiamo. Enclave here. Enclave maincom. Ok. That's a no one. Ah, si è infortunato il nostro tenente.
niente, è finita. That's a new one. E questo è tutto. This is Enclave Maincom. This is Enclave Maincom. Get out? Eh? Vabbè. Enclave. Ecco fatto. Attenzione! Attenzione! La Western Brotherhood ha appena dichiarato guerra alla RNC. Ok. Siamo pronti. Va bene così, non fa niente, queste unità non saranno addestrate. Ragazzi, è arrivato il momento di attaccare i Jackals. Cerchiamo di fargli recuperare però tutta l'organizzazione possibile, perché altrimenti è un casino. Li mettiamo come ultimo bonus adattabile a tutte le situazioni. Ed è un'ottima cosa. Who the hell is this? Tu non c'è un cazzo. The president? Fuck off. Ok, signori, è arrivato il momento. Proviamoci. Che è successo qua? Hidden Valley? Ah, sì, ovviamente. Ovviamente. Beh, come giusto che sia, New Vegas ha preso tutto. Aspetta. Facciamo un grande sacco qua. Se chiudiamo queste divisioni, è finita. È finita. Hanno perso già 9 divisioni. Perfetto, perfetto. Hanno già perso 7, tra le 7 e le 9 divisioni. Molto bene, molto bene. Continuiamo così. Continuiamo in questa direzione. This is Enclave Maincom. This is Enclave Maincom. Ora posso venire qui. This is Enclave Maincom. La capitale è caduta. Con la pente della capitale, a quanto stiamo? Pensavo di più. Who the hell is this? The president? Vediamoci un attimo. Perfetto. Voglio salvare in caso di problemi. Enclave here. Perfetto. This is Enclave Maincom. Un assalto. Why isn't your video feed working? Ecco, adesso mi servirebbero queste 10 divisioni, ma poco importa, voglio dire. Conquistiamo una Ranger Citadel, che è un'ottima cosa. Oh, Mr. Gassi. Finalmente. Ora però, qua. Devo mettere Mr. Gassi. Ok, va, facciamo così. Mr. Gazzi e il Commercial Protector. Perfetto. And the fucking president's watching us like a hawk. That's a new one. That's a new one. Perfetto, dal punto di vista dal campo dell'ingegneria stiamo facendo grandi passi avanti, sono molto contento di questo.
Blocchiamoli qua. Cioè che blocchiamo è finita, signore. Ok, è finito. Ha perso altre 4 divisioni. Who the hell is this? The president? Cioè, cioè noi abbiamo subito 40 perdite. Loro 6.000. È assurdo? E invece no, non è assurdo, è semplicemente la potenza dell'entrata che è troppo forte. È troppo forte. Cioè, non posso comprare. Punto di me. Solo che l'ho fatta a te. E ce l'abbiamo fatta! Mila di equipaggiamento tutto per noi, signori. Questa è tanta roba. Bene, ottimo. Prepariamo una linea difensiva. Dobbiamo preparare anche un esercito. Bene. Hanno catturato il bunker Lost Hills, ma giustamente è stato detto che con tutte le confraternite che si trovano nel Nord America, perdere Lost Hills non porterà la confraternita alla distruzione. E ha ragione, e hanno ragione, però con la perdita di... un attimo. Perfetto. Con la perdita però... della Western Brotherhood, che è la prima e della più grande, è comunque un grande colpo. È comunque un grande colpo, ragazzi. Beh, direi che sia scontato dirlo. È il momento dell'episodio chiave. Il prossimo episodio sarà un episodio molto importante, perché dopo la conquista di Arroyo conquisteremo anche la New California Republic. Offline farò solamente una cosa: la creazione di un nuovo esercito che metterò su tutto questo confine. Farò solo questo. Farò solo questo. E niente, ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Su questa serie. Ciao ragazzi.